Benvenuti su K2 TV, in questo nuovo appuntamento di Oggi Parliamo Di. Siamo in compagnia del professor Nando Buffoni che assieme al professor Paolo Fuis ci faranno un dialogo sull'ambiente nella politica internazionale. Buon pomeriggio ai telespettatori. È oggi con grande piacere che ospitiamo il professor Paolo Fuis, un professore emerito di diritto internazionale e famoso studioso del diritto dell'Unione Europea. Di ambiente il professor Fuis si è occupato molto, ha scritto molto, ha discusso altrettanto, ha discusso molto ed oggi lo ringraziamo per volerci dedicare un po' di tempo per parlare dell'ambiente nella politica internazionale con riferimento all'enciclica. Come sapete e come abbiamo spiegato negli incontri precedenti, noi ci stiamo preparando al convegno che si terrà l'11 di maggio nella parrocchia, anzi nella chiesa di Mater Ecclesiae. Professore, perché è importante il richiamo alla politica internazionale da parte di Papa Francesco con riferimento all'ambiente? Allora, prima di tutto sono io che ringrazio l'amico Nando, la parrocchia Mater Ecclesiae per avermi dato la possibilità di conversare, sia pure soltanto attraverso il canale televisivo, con i parrocchiani e gli utenti di questo servizio. Perché da tanto tempo sono convinto dell'importanza crescente che i temi ambientali rivestono nella nostra vita anche di tutti i giorni, e perché come internazionalista io mi sono occupato a lungo di questi problemi, studiando l'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente da almeno 40-50 anni, quando normalmente si ritiene che sia sorto, e anche occupandomi dei temi più specifici connessi con la politica dell'Unione Europea. Avevo seguito da tempo con interesse l'enciclica Laudato Si, perché appunto trovavo di estremo interesse e di grande attualità che ci fosse un'enciclica del Papa che, integrando quello che c'era già nei precedenti documenti pontifici, fosse dedicato esclusivamente all'ambiente, e con estremo piacere ho notato che in questa enciclica ci sono molti riferimenti, molti passaggi dedicati all'ambiente visto dal punto di vista del diritto internazionale e anche dal diritto dell'Unione Europea, se vogliamo. C'è un capitolo particolare che appunto suona l'ambiente nella politica internazionale, e a questo dedicherò alcune considerazioni. Ma vorrei dire che più in generale è tutta l'enciclica che tocca questi temi. C'è un'apertura verso la realtà internazionale che è in linea con l'attenzione che molti papi che si sono succeduti, ma in particolare questo pontefice, appunto dimostra per questo tema. Vorrei, e poi ci ritorneremo, appunto, basti considerare quello che in altre parti dice sulla biodiversità, sui cambiamenti climatici, è permeato tutto il documento di questa apertura, di questa attenzione per i temi internazionali.
Vorrei dire che questo titolo, l'ambiente nella politica internazionale, lo trovo particolarmente coinvolgente, perché ci dà intanto dell'ambiente una visione che va ben oltre quello che era la tutela del paesaggio, secondo la formula ricorrente nella nostra Costituzione. Spiegabile perché nel 48 ancora non c'era questa attenzione per i temi dell'ambiente. Oggi l'ambiente è un tema assolutamente centrale. La politica internazionale, gli interessi degli stati sono profondamente e intimamente coinvolti. Non si può dire che l'ambiente è separato dalle altre questioni della politica, non per niente, ma non è soltanto la... L'enciclica sottolinea il rilievo che una soluzione dei problemi dell'ambiente può avere anche per la soluzione dei problemi dell'alimentazione, della realizzazione di un mondo di pace e di giustizia. E anche il discorso del dialogo è fondamentale, ci ritornerò se avrò tempo in seguito. Ecco, il dialogo, i temi ambientali e l'applicazione a questo settore centrale, anche se più limitato, di quello che deve essere il principio fondamentale del diritto internazionale di oggi. Lo si dimentica, cioè che le controversie si risolvono col dialogo e con i mezzi pacifici. Sarebbe bene che anche i governanti della Terra fossero un po' più attenti nei confronti di questo principio che è basilare nella Carta delle Nazioni Unite. Allora, ecco, detto questo, quali osservazioni posso fare? Una prima osservazione di carattere generale è questa. In questa parte del documento, ma ripeto, tutto il documento è permeato di questa apertura verso la realtà internazionale, in questa parte del documento si richiamano con puntualità tutti gli atti internazionali più importanti che si sono succeduti dalla famosa dichiarazione di Stoccolma dell'ambiente umano, che è del 1972, voluta dalle Nazioni Unite, e che ha dato il via a quello che oggi chiamiamo il diritto internazionale dell'ambiente. Prima non c'era questo documento così comprensivo, così ampio, quale la dichiarazione di Stoccolma, e direi per varie ragioni che sicuramente Papa Francesco, ma i suoi collaboratori, hanno guardato a questo documento. Allora c'è un richiamo, ma non soltanto della dichiarazione, ma di tutti gli atti internazionali, compresi gli accordi internazionali e i documenti, gli atti vincolanti, perché la dichiarazione di Stoccolma è un testo che ha un grande rilievo sul piano politico, però non creava obblighi per gli stati, bisognava dargli dei contenuti più precisi, creando obblighi per gli stati, e questo è successo gradatamente, appunto, nell'arco di questi ultimi 40-50 anni, per cui c'è stato uno sviluppo considerevole sul piano delle norme che devono disciplinare la condotta degli stati per quanto riguarda la tutela dell'ambiente. Allora, nel citare puntualmente, come dicevo, questi documenti, l'enciclica opera una distinzione. Alcuni documenti, alcuni atti internazionali, l'enciclica li promuove, nel senso che dice questi hanno avuto una puntuale applicazione e quindi appunto sostanzialmente hanno conseguito i risultati ottenuti. Altri invece danno luogo a valutazioni critiche della, nell'enciclica. Ricordo i riferimenti alla Convenzione sulla biodiversità, alle convenzioni sui cambiamenti climatici, al problema della desertificazione. Ecco, dice l'enciclica, su questo
i passi concreti non sono stati all'altezza dei grandi principi che erano stati formulati. Ecco, per finire questa breve introduzione, direi che l'enciclica quindi riprende, fa propri, condivide i principi concordati a livello internazionale in questi ultimi 50 anni, ma appunto rileva che molto resta da fare, appunto perché queste belle affermazioni di principio trovino poi una realizzazione che permetta di risolvere i problemi. Hai detto che il documento è permeato di politica internazionale. Certo. Questa apertura ha un collegamento a analisi scientifiche che molti studiosi avevano condotto proprio intorno agli inizi degli anni 70, per poi continuare fino a arrivare alla fine, intorno alla fine degli anni 80, a una definizione di sviluppo sostenibile dove entra l'ecosistema mondiale, ma in una dimensione dove c'è equità intergenerazionale, dove ci sono, cioè la cosa lasciamo in eredità ai nostri figli, alle future generazioni, giustizia sociale e soprattutto uso appropriato delle risorse. Ora, questo come si è riflesso nella politica internazionale negli... Direi che oggi il principio dello sviluppo sostenibile è quel principio che è allo sviluppo sostenibile strettamente collegato, cioè il principio di integrazione delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente con le altre politiche, tutte le altre politiche, è fondamentale per riconoscere la centralità del discorso sull'ambiente. Proprio questa visione di un ambiente che non è soltanto quello della bellezza del paesaggio, che è fatto proprio da Papa Francesco, spiega l'attenzione che nel documento c'è per questo principio dello sviluppo sostenibile. Il principio dello sviluppo sostenibile, appunto, l'hai ricordato, il famoso documento Brundtland del 1985, se non sbaglio, il nostro futuro comune, che in un certo senso riecheggia il discorso della casa comune di Papa Francesco, dice ancora, perché tutti guardano a questo documento, che lo sviluppo economico e sociale deve trovare un contemperamento nelle esigenze della tutela dell'ambiente, cioè bisogna pensare allo sviluppo, ma questo sviluppo deve tenere conto con delle esigenze della tutela dell'ambiente, non può distruggere l'ambiente, non sarebbe sviluppo sostenibile, non sarebbe sviluppo duraturo. I francesi infatti non parlano di sviluppo sostenibile, parlano di sviluppo durable. Questo è fondamentale, perché noi abbiamo utilizzato il termine inglese sustainable invece che in italiano quello che realisticamente si può fare. Sì, però invece sviluppo durevole
durevole, come dicono i francesi, come hai ricordato, mi fa molto piacere, perché questa è qualcosa che, quando si dice sostenibile, spesso viene usato così impropriamente, anche senza riferimenti, così senza alcun, mentre nella ricerca, in quel documento che hai citato, aveva un riferimento e una spiegazione ben chiara. Sì. Direi forse che in questo documento, in quello del rapporto Brundtland, prevaleva l'attenzione verso il rispetto delle generazioni future. Certo. Bisogna consegnare, e questa idea la troviamo anche nell'enciclica, il mondo che non ci appartiene, la terra che non ci appartiene, alle generazioni future. Non possiamo dargliela devastata, coperta di rifiuti, col rischio di siccità, desertificazione e così via. Questa è l'idea fondamentale. Però progressivamente si è fatto strada, c'era già nel rapporto Brundtland, ma adesso lo si coglie ancora di più, il discorso della solidarietà non più intergenerazionale, che è quella tra la nostra generazione e generazioni future, ma intragenerazionale, appunto anche all'interno di una determinata generazione ci sono dei principi che devono essere rispettati da tutti. Io per esempio avevo notato che la politica dell'ambiente in tema di sviluppo sostenibile guarda con particolare attenzione anche a questi effetti che una politica sana di tutela dell'ambiente può avere nell'immediato. Sì. Nell'immediato. Basti pensare che la tutela dell'ambiente solleva subito dei problemi enormi sul piano del diritto alla salute. Certo. E il diritto alla salute ci riguarda tutti. Certo. Appunto. Certo. Quindi, per esempio, una grossa spinta in questo senso è venuta dalla maggiore attenzione verso il controllo delle centrali nucleari, perché un guasto ad una centrale nucleare può darsi che produca effetti nei confronti delle generazioni future, ma li produce da subito per i viventi. Quindi ecco questo aspetto dello sviluppo sostenibile. Già devastanti per le generazioni presenti. Certo. E allora ecco che lo sviluppo sostenibile implica anche un superamento del, forse il primo principio applicabile in tema di ambiente, che è il principio chi inquina paga. Sì. Sì. Chi inquina paga, appunto, è quello che ha dominato il diritto internazionale dell'ambiente nei primi tempi, appunto, per cui si dice che nessuno Stato ha il diritto di consentire che sul suo territorio si producano delle situazioni che comportano degli effetti dannosi sul territorio di un altro Stato, e questo è, quindi deve risponderne dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, e questo era il principio dominante. Un compenso per i danni creati. Il principio che si afferma e che troviamo anche più volte richiamato nell'enciclica è che bisogna soprattutto prevenire determinati fatti dannosi e anche avere un atteggiamento precauzionale. Prevenzione e precauzione. Questo era molto importante, infatti. Diciamo un po' quella che è la differenza con la prevenzione. Ci sono dei dati scientifici che ci dicono che una determinata azione non deve essere compiuta, perché i danni all'ambiente poi comportano
delle spese, delle spendita di risorse, di energie che sono molto superiori ai risparmi che sono stati realizzati. Parlo soprattutto delle iniziative industriali che si possono realizzare. Con la precauzione si dice che quando ci sono rischi di danni irreparabili alla salute e alla vita, questo è il discorso per esempio che vale per le centrali nucleari, non si può dire, non è sicuro, perché appunto la mancanza di sicurezza non esclude che il fatto possa verificarsi, e se si verifica le conseguenze sono devastanti e i danni sono irreparabili. Il fatto del terremoto e lo tsunami in Giappone. Certo. Nonostante tutte le attenzioni e precauzioni che da un punto di vista della costruzione avessero fosse stati seguiti dal Giappone, ciò nonostante il fenomeno è stato di una tale gravità che ha causato dei danni che le generazioni future dovranno pagare anche in termini di salute. C'era un aspetto importante a cui accennavi. La diversità biologica è la desertificazione. Certo. Questi aspetti, questi elementi che ci ritroviamo come effetto di azioni appunto che avvengono, che azioni iniziate in un certo stato, da una certa parte, che poi si verificano nell'altra parte del globo, e dove l'enciclica dice che gli effetti sono stati meno o poco significativi. Certo. Ecco, allora, già abbiamo sentito che problema della diversità biologica, della biodiversità, se ne occuperà in una trasmissione il professor Camarda, che è un grande studioso di questi temi, e io non voglio entrare nei particolari. Però vorrei toccare questo tema, che ha un grande risalto nell'enciclica, sottolineando come l'attenzione che Papa Francesco ha nei confronti della tutela della biodiversità, di tutte le specie viventi, sia animali che vegetali, riflette l'attenzione che ha lo stesso Papa per il rispetto delle diverse culture, dei popoli, dei gruppi, delle minoranze. Se è un vulnus gravissimo per le prossime generazioni, le future generazioni, il fatto di vedere tante specie che si estinguono, è ugualmente un vulnus per le future generazioni, ma anche per quella di oggi, assistere alla scomparsa di tante culture, non solo le lingue, ci si parla delle lingue tagliate, spariscono tante lingue, tanti dialetti ogni giorno, ma anche delle culture, diciamo, tradizioni, esperienze che sono diffuse e che la comunità internazionale si impegna a tutelare. L'UNESCO ha fatto un lavoro pregevole, il Consiglio d'Europa anche in questo senso, e il Papa lo riprende, l'ha ripreso con riferimento per esempio ai rapporti con l'Islam, ma non soltanto. Direi che in questa epoca in cui si dice che il mondo è globalizzato e quindi tutto è massificato, tutto è parificato, è importante che l'autorità papale intervenga anche a favore non soltanto della biodiversità vegetale e animale, ma anche a favore della diversità culturale, dell'identità culturale. Sì.
perché appunto sull'identità culturale riposa quell'elemento del dialogo che appunto nell'enciclica è posto a fondamento di una sana politica dell'ambiente. Senza diversità non ha senso parlare di dialogo. Il dialogo presuppone le diversità nelle culture, nelle visioni del mondo, ma naturalmente un'apertura verso la visione dell'altro introduce il discorso della soluzione pacifica delle controversie. Certo, appunto. Certo. Ecco perché molti che non vedono di buon occhio il discorso della soluzione pacifica delle controversie non vedono di buon occhio neppure la tutela, la valorizzazione dell'identità culturale. Un tema che nella nostra isola dovrebbe essere tenuto in particolare in considerazione. Certo. Non è soltanto la tutela dei monumenti, certo, ma è la tutela della nostra identità, certo, complessivamente, certo, considerata. Certo. Infatti, parla proprio, come hai tradotto molto bene quello che il Papa dice, parlando di ecologia culturale. L'ecologia richiede anche la cura delle ricchezze culturali dell'umanità nel loro significato più ampio. In modo diretto chiede di prestare attenzione alle culture locali. Certo, nel momento in cui si analizzano questioni legate all'ambiente facendo dialogare il linguaggio tecnico-scientifico con il linguaggio popolare, la cultura intesa non solo come monumento del passato, come stavi dicendo adesso, ma specialmente nel suo senso vivo, dinamico e partecipativo, certo, che non si può escludere nel momento in cui si ripensa alla relazione dell'essere umano con l'ambiente. E questo mi pare che tu abbia tradotto. Io ho letto questo. Per chi ci segue da caso, per chi vuole controllare, questo è il paragrafo 143, per chi vuole vederlo, perché è specificato. Infatti, insieme al patrimonio culturale vi è un patrimonio storico, artistico e culturale ugualmente minacciato. Certo. Che questo che stavi. Sì, che stavi. Ci sono dei passaggi nell'enciclica, ma direi che poi questo aspetto è sviluppato in altri documenti pontifici. Certo, ma questo diciamo. Quindi, per la biodiversità, appunto. Chiama la diversità, il pluralismo culturale. Sì. E sarebbe bene che nel giorno d'oggi appunto ci fosse una maggiore attenzione. Quali altri aspetti mi hanno colpito di questa enciclica? Beh, tantissimi. Vorrei cominciare con uno che mi sembra centrale, perché c'è un passaggio, sempre in questo capitolo di cui ci stiamo occupando, che parlando di problemi di rilevanza globale, mondiale, auspica la creazione di una autorità politica mondiale che possa risolvere questi problemi. Ora, questo è un tema di grande attualità, che io personalmente, avendo vissuto anche negli organismi internazionali e sapendo come le cose vanno, vorrei rapidamente sviluppare. Sì. Nell'enciclica si parla di autorità mondiale per risolvere i problemi dell'ambiente, ma si dice anche che è fondamentale la collaborazione tra stati e organizzazioni internazionali. È ora di farla finita con questo discorso delle organizzazioni internazionali che sono staccate dalla realtà degli stati. Sì. O ritenere che le organizzazioni internazionali non funzionano perché gli stati non funzionano. È fondamentale, se noi parliamo di dialogo, il dialogo deve essere tra i soggetti che oggi hanno il potere all'interno degli stati, all'interno della realtà internazionale. Qualunque organizzazione internazionale, compresa l'Unione Europea, è basata proprio sulla collaborazione tra stati e organismi internazionali. Allora bisogna trovare una soluzione, bisogna che gli stati
tenendo conto dei loro interessi, trovino un punto comune di convergenza, ma non possiamo pretendere che, appunto, così, con un colpo di bacchetta magica, i problemi si risolvano trasferendo tutti i poteri a una non ben definita autorità mondiale. Questo vale tenendo conto anche della centralità che abbiamo fatto a proposito dell'ambiente. Noi non possiamo pensare a un'autorità politica mondiale per quanto riguarda il settore ambientale, perché appunto per il principio di integrazione, di collegamento tra la politica dell'ambiente e le altre politiche risolvono i problemi del mondo oggi, è chiaro che questa autorità politica mondiale dovrebbe essere un governo mondiale che abbia competenze nel settore dell'economia, che abbia competenze nel settore militare, che abbia competenze nel campo sociale, nel settore dell'ambiente e così via. Quindi ecco, l'idea del governo mondiale evocata all'epoca della firma della Carta di San Francisco è miseramente, direi, e giustamente fallita, perché non c'erano le condizioni. Non si può pensare che il Consiglio di sicurezza risolva tutti i problemi, ma ripeto, ecco, pensare che questo non si possa fare per gli altri campi della politica internazionale e si possa fare per l'ambiente è assolutamente privo di senso, ecco. Quindi la mia posizione è riprende e sviluppa quei passaggi che ci sono nell'enciclica in cui si invocano degli accordi, un dialogo, una collaborazione tra gli stati, una collaborazione tra gli stati e le organizzazioni internazionali. Questo è un discorso che mi sembra sempre di particolare attualità, perché sento assisto con fastidio molti che in questi giorni, guardando per esempio la realtà dell'Unione Europea, dicono facciamo gli Stati Uniti d'Europa e risolveremo tutti i problemi. I problemi restano, non è che si risolvano così. Poi un po' di sano realismo va considerato e deve essere a fondamento di queste scelte. Mi pare che il Papa sia d'accordo con me. Perché leggo il paragrafo 173, urgono accordi internazionali che si realizzino considerata la scarsa capacità delle istanze locali di intervenire. Relazioni tra stati devono salvaguardare relazioni tra stati la sovranità di ciascuno. Certo, è vero, infatti la sovranità di ciascuno, dialogo rispetto reciproco. Poi, diciamo, concessioni ciascuno piano piano ritira, perché ci sono, se consideriamo adesso dei paesi che sono arrivati in ritardo, e spesso non per colpa loro, nella fase della crescita economica, che sono entrati così, debbono contenere allo stesso modo di stati più avanzati che in passato hanno inquinato, quindi praticamente mantenere e quindi impedire a questi stati che sono arrivati in ritardo di crescere. Ora in questo modo è chiaro che poi è questo il modo in cui si sta faticosamente procedendo, mi pare, che anche questi stati che si sforzano di crescere, alcuni in modo assolutamente barbaro, la Cina è uno di questi, altri in modo meno barbaro, sembra che che l'India sia appunto uno di questi, ma diciamo che si oppongano a delle imposizioni, perché noi siamo già arrivati a un livello molto, molto elevato e manteniamo questi in una situazione così di purgatorio. Ecco, certo. Quindi questo che dicevi, devono salvaguardare la sovranità,
ma anche stabilire percorsi concordati, come dicevi. Certo. Per evitare catastrofi locali che fine li avranno per danneggiare tutti. Certo. Quindi, diciamo, ci sono dei... sì, dei... c'è questo riferimento all'autorità politica mondiale, ma ripeto, non va preso isolatamente, certo, dal resto, certo, dell'enciclica, appunto, perché qui io vedo, ecco, autorità politica mondiale. Allora, intanto, ecco quello che dicevo, questa autorità politica mondiale non è prevista soltanto per il settore dell'ambiente, sì, perché si dice, pagina 159, sì, della mia, sì, non ma so il numero, se sia lo stesso, il paragrafo 175, sì, ecco, fine, in, sì, cui si dice che l'autorità politica mondiale è necessaria per risanare le economie colpite dalla crisi, prevenire peggioramenti della stessa, sì, realizzare un opportuno disarmo integrale, la sicurezza alimentare e la pace, per garantire la salvaguardia dell'ambiente e per regolamentare i flussi migratori. Questo, certo, è un autentico governo mondiale, certo, appunto. Ecco. Però dice una cosa, che è quella a cui ti riferivi tu. In tale prospettiva, la diplomazia è, certo, acquista, è certo, un'importanza, certo, inedita. È certo, certo, cioè, gli accordi tra stati. Questo, sì, questo che tu dicevi, questo che tu dicevi, perché sembra da un lato che ci sia questo, facciamo, questa autorità mondiale. È il governo mondiale. Però poi scende, dico realisticamente, a dire che in tale prospettiva la diplomazia acquista un'importanza inedita in ordine a promuovere strategie internazionali per prevenire i problemi più gravi, prevenire, che finiscono per coprire. Ecco, questo è un'altra cosa vorrei dire a proposito, sì, dell'enciclica, se ancora, certo, la discussione, cioè, certo, la trasmissione, certo, la consente. Ecco, uno dei principi accolti nei documenti internazionali è quello secondo cui i problemi dell'ambiente comportano responsabilità comuni ma differenziate. Se noi guardiamo i documenti delle Nazioni Unite, per esempio il famoso documento di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, sì, che riprende il principio dello sviluppo sostenibile, appunto c'è questa idea delle responsabilità comuni ma differenziate, certo, e cioè appunto non tutti gli stati hanno la stessa responsabilità. E, però nei documenti si rimane diplomaticamente... Sì. Sulle generali, sì, Papa Francesco, come si suol dire, mette i piedi nel piatto, cioè dice che questo principio, che lui nell'enciclica condivide, deve comportare che appunto si responsabilizzino maggiormente chi ha inquinato, certo, di più, certo, e quindi appunto tutta una politica che in parte è delineata negli atti internazionali, ma che secondo il Papa e anche secondo chi vi parla dovrebbe tenerne conto, appunto prevedendo maggiori responsabilità nei confronti di chi ha inquinato di più, certo, e che adesso dice non inquinate voi, ecco, questo è un po' il discorso fondamentale. Quindi diciamo che il Papa, che è particolarmente attento al discorso dell'eliminazione della miseria, della fame, della povertà, tenendo conto dei particolari interessi dei paesi in via di sviluppo, appunto, prende posizione. Poi, naturalmente, ci possono essere anche dei paesi emergenti. Tu hai fatto riferimento alla Cina, sì, o all'India, che forse esagerano, sì, nel intervenire e nello sviluppare azioni che producono dei danni molto gravi all'ambiente. Però ecco, la linea è quella, se un paese è in grande difficoltà sul piano dello sviluppo, ci deve essere l'intervento non della genericamente intesa comunità internazionale, ma degli stati che hanno inquinato maggiormente. Certo, certo, certo. Comunque ci sono alcuni
anche in questi paesi dove l'inquinamento diciamo è elevatissimo come in Cina, stanno iniziando a manifestarsi opposizioni, reazioni da parte dei cittadini. C'è una cittadina nel sud, il nome adesso non lo ricordo, quando parlo di Cina, cittadina, sono 2 milioni di abitanti, insomma, un po' più di questi della Sardegna, dove i cittadini si sono opposti alla creazione di un inceneritore. Perché si sono convinti, erano stati convinti, che gli effetti dell'inceneritore sarebbero stati catastrofici su una situazione già difficile dal punto di vista della salute dell'aria. E questo, però naturalmente quello che è successo è che l'autorità regionale non ha costruito l'inceneritore. Certo. Questo è un discorso così, sono i cittadini stessi, dico, questo discorso poi, se noi lo portassimo in Sardegna, non so. Sì, in Sardegna. Allora, mentre spesso sulla grande stampa si presentano queste prese di posizione come delle prese di posizione di chiusura, di tutela di interessi particolaristici, nel documento, nell'enciclica, si nutre una grande fiducia nei confronti di quello che i cittadini, le comunità locali, le associazioni ambientaliste possono fare per il rispetto dell'ambiente e l'applicazione, l'attuazione dei principi concordati a livello internazionale è un'operazione che richiede il concorso di vari soggetti. Intanto spesso ci possono essere delle azioni che devono essere condotte su base di gruppi di stati, certo, diciamo certo, regionali, certo. E infatti l'Unione Europea è abbastanza avanti su questo piano perché appunto condivide questi principi, però c'ha una politica ambientale che è sicuramente frutto di maggiori sensibilità rispetto ad altre realtà. Non voglio scendere troppo nei particolari, ma questa è la realtà. Allora c'è il livello del gruppo di stati, c'è la responsabilità dei singoli stati. Che cosa devono fare? Devono fare delle leggi, devono stanziare delle risorse, certo. Devono dare un certo indirizzo politico, ecco, e qui ci sono degli stati virtuosi e degli stati meno virtuosi, senza fare i nomi. Ma poi c'è appunto l'azione che i cittadini, diciamo così, guardando anche gli enti locali, ma anche organizzazioni non governative, sì, senza scopo di lucro, sì, associazioni di cittadini, possono svolgere perché certi principi che sono affermati a livello internazionale possano trovare, sì, applicazione. Questo è un aspetto che io vorrei sottolineare l'enciclica, perché c'è una grande fiducia da parte del Papa su quello che queste associazioni possono fare per il bene comune. Non è per i loro interessi particolari, ma per tutelare la nostra casa comune. Che è appunto il bene comune, è l'essenza, l'obiettivo di mantenere in ordine questa casa. Professore, io ti vorrei invitare a parlarci di un tema che è collegato, anche se in apparenza non lo è. Vorrei invitarti a parlare della continuità territoriale, quando ti fa piacere, perché sembra che non ci sia, se ne parlerà nell'ambito proprio
ma se la continuità territoriale serve per la protezione, per la difesa di quelle minoranze, di quelle identità, certo, eccetera, certo, eccetera, rientriamo. Ma rientriamo. Io accetto volentieri. Siccome tu sei un'autorità, io dico, tu sei l'autorità per noi, perché noi ti seguiamo, e ci farebbe piacere, certo, perché c'è una grandissima confusione, c'è una grandissima, certo, confusione. E tu ce ne puoi parlare proprio con riferimento al diritto internazionale. Caro Nando, io non sono un esperto di trasporti, però quello che posso, però ci sono delle implicazioni, sì, sul piano politico. Perché appunto quando parliamo di continuità territoriale si tratta di individuare gli attori, ecco, a chi spetta. Certo. Allora, lì ci sono almeno tre soggetti che hanno la responsabilità principale. C'è l'Unione Europea, sì, di cui tanto si parla, sì, appunto, sì, perché i regolamenti, sì, per quanto riguarda la continuità, sì, territoriale aerea, marittima, sì, eccetera, si sprecano. Gli Stati, perché, sì, gli Stati, certo, hanno una particolare responsabilità, certo, in questo campo. Certo. Adesso pare che ci sia questa disponibilità, sì, da parte del governo italiano, del governo Renzi, per venire incontro ai problemi, sì, della Sardegna, sì, dell'insularità. Sì. Adesso aspettiamo, sì, di vedere che cosa questo significhi. Sì. Ma questo è anche frutto di obblighi che lo Stato italiano ha in virtù delle norme contenute nei trattati, certo, europei, che non si indirizzano, sì, soltanto a una non ben definita Unione, ma si indirizzano anche agli Stati, certo, perché tra l'altro gli Stati hanno, sì, poteri, sì, nell'ambito, certo, dell'Unione Europea. Certo. E poi c'è la responsabilità ovviamente della Regione, sì, e, sì, il, sì, ruolo che le altre organizzazioni, adesso vediamo che per risolvere la continuità territoriale i sindaci di Alghero e di Sassari sono in volo o sono già, sì, arrivati a Dublino per vedere di risolvere questo problema. Ecco, comunque ne, sì, parleremo, no, un'altra, questo, volta, con piacere. Grazie al professor Fois che ci ha illustrato in un modo chiarissimo per me, e ci farebbe molto piacere se ci arrivassero delle domande su questo tema, per cui eventualmente nel caso potremmo chiedere al professor Fois di venirci ancora a trovare. Con piacere. Grazie. Con piacere. Arrivederci alla prossima. Va bene. Siamo fuori. Avete seguito Oggi parliamo di, con un dialogo sull'ambiente nella politica internazionale. Buon proseguimento di serata con i programmi di K2 TV.